Questo programma è offerto da BCC di Napoli, la banca dei napoletani. Formazione SRL, via Domenico Morelli 49, Napoli. È bastato che Mika intonasse le note di Relax e la piazza del plebiscito, gremitissima di turisti e cittadini, è esplosa e ha iniziato a ballare. È la prima volta in questa bella città incredibile, il suo primo saluto è stato proprio ai napoletani. Ed è stato un successo, ha annunciato la festa della Nutella, che fin dal primo mattino ha accolto in piazza del plebiscito migliaia e migliaia di persone che si sono messe in fila ordinatamente per assaggiare una fetta di pane e Nutella. Il boato di Piazza del Plebiscito ha poi riempito tutta la città ieri sera. La star nata a Beirut, Mika, inglese d'adozione, famosissimo in Italia perché giudice di X Factor su Sky, ha iniziato a ballare e con lui ha ballato tutta Piazza del Plebiscito e tutta Napoli. Sono felice di suonare in una città come la vostra, ha detto dal palco, una delle più belle città del mondo. La sua dichiarazione d'amore nei confronti di Napoli ha fatto brillare gli occhi del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ai nostri microfoni ha affermato: ma questa è la piazza del popolo e deve essere sempre di più la piazza dei cittadini, dei napoletani, dei tanti turisti che ormai invadono come uno tsunami umano pacifico la nostra città. Quindi basta ostacoli inutili, la piazza deve vivere, deve essere valorizzata, deve essere rispettata, ma noi abbiamo dato prova di grande civiltà quando ci sono stati eventi musicali, teatrali, culturali ed oggi è una giornata di festa. Oltre 100.000 le persone ieri sera a Piazza del Plebiscito che per 75 minuti hanno ascoltato il sound di Mika. A precedere l'esibizione di Mika, una giornata di eventi per le famiglie, ma anche le esibizioni di Simona Molinari, James Senese, la Napoli Centrale, Arisa e Giuliano Palma. Sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro ad una società d'ingrosso di abbigliamento e biancheria di Palma Campania in provincia di Napoli da parte della Guardia di Finanza. In 3 anni la società aveva evaso 14 milioni di euro al fisco. In particolare le fiamme gialle della compagnia di Ottaviano hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica di Nola diretta dal procuratore capo Paolo Mancuso al termine di un'indagine che ha permesso di individuare e denunciare, oltre ad un prestanome intestatario della ditta di origini pakistane, anche il proprietario della società, un 63enne di Palma Campania. L'uomo è accusato di aver omesso di presentare dichiarazione dei redditi IVA per un'evasione totale di oltre 14 milioni di euro in 3 anni. Gli inquirenti hanno ricostruito la contabilità, i ricavi sottratti al fisco ed individuato quote societarie, conti correnti e beni immobili, tra i quali 2 terreni a Palma Campania e 2 appartamenti a Diamante, in provincia di Cosenza, per un valore complessivo di 3 milioni e 100 mila euro, in disponibilità dei 2 responsabili poi sottoposti a sequestro. Non c'è pace per i lavoratori del Teatro Trianon di Napoli. Dopo aver appreso che la struttura è finita di nuovo all'asta per il mancato pagamento da parte della Regione Campania di una delle 2 rate con le banche, i dipendenti hanno proclamato lo sciopero. La struttura, una partecipata tra Regione Campania e Provincia di Napoli, sarà venduta così il 17 giugno prossimo presso lo studio legale Vasaturo al prezzo base di 3,375 milioni di euro. Ecco perché è scattata la protesta, che ha avuto conseguenze sull'evento in programma sabato scorso. Saltata infatti in serata la messa in scena del concerto dei Beatbox dedicato ai Beatles ed è stato issato uno striscione sulla facciata del teatro. Lo striscione recitava: «Mo basta, solo chiacchiere e pignoramenti». Un raduno di giovani sposi e coppie che si apprestano a dichiarare il fatidico sì per rilanciare il ruolo e l'importanza della famiglia nella società attuale. A celebrare l'incontro l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Siepe, nella sede della Curia Partenopea. Se c'è una preoccupazione della Chiesa per salvaguardare i valori fondamentali della famiglia è proprio il matrimonio e quindi un'adeguata preparazione al matrimonio. Un problema che a livello universale, anche ultimamente incontro con i cardinali, si è sottolineato questa necessità per la Chiesa di preparare adeguatamente, attese anche le difficoltà del momento, sappiamo, no? Difficoltà di una vita matrimoniale oggi, soprattutto per le tante spinte che sono un po' contrarie a quelli che sono
i principi fondamentali poi della fede. Allora questa attività che la Chiesa svolge, Chiesa di Napoli in particolare, attraverso un ufficio che è molto radicato anche nel territorio e che ha continui incontri poi sia per quelli che si preparano, ma poi anche nel seguire dopo i primi anni, tant'è che sorgono tantissime iniziative, no? Che i sacerdoti mi rappresentano. Beh, questo vuol dire che dobbiamo noi come Chiesa dare la massima attenzione a questo problema che è fondamentale per la sopravvivenza della Chiesa ma anche della società umana. Casal di Principe prova a lasciare gli ultimi posti delle classifiche regionali in termini di raccolta differenziata aderendo a un bando del Ministero dell'Ambiente e realizzando progetti tesi a realizzare una serie di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza e coinvolgimento diretto, in particolare dei più giovani. Questa mattina ha presentata la nuova iniziativa che prevede tra l'altro la realizzazione di un centro di raccolta a Santa Maria Preziosa su un'area trasferita dall'Agenzia del Demanio al patrimonio indisponibile dell'ente, ma anche l'acquisto di isole mobili scaricabili, dispositivi ecologici, isole ecologiche e una campagna di comunicazione e sensibilizzazione, come conferma il commissario prefettizio Silvana Riccio. Siamo al 42%, siamo partiti da pochi mesi, quindi questo è solo uno strumento per incentivare e un servizio che insomma ha già dei risultati, e quindi c'è stata una grande partecipazione dei cittadini. Non vedo perché si dovrebbe interrompere, insomma, considerato che mi sembra che questa partecipazione sia il segnale più evidente che si sono resi conto che proprio in questa terra dove il rifiuto ha fatto tanti danni si può raccogliere e quindi differenziare il rifiuto e quindi consentire un trattamento dei rifiuti diverso che sia meno dannoso per l'ambiente. Siglato anche un accordo con Legambiente per l'installazione tra l'altro di mini isole ecologiche nelle scuole e la predisposizione di 600 kit informativi sulla differenziata ideati per i ragazzi con personaggi rifiuti, come sottolineato dal presidente di Legambiente Michele Buonomo. Ci siamo entrati e continueremo ad essere qui nelle scuole di Casale con un messaggio semplicissimo che tra l'altro i bambini, i ragazzi già hanno fatto proprio, quello che riciclare conviene alla città, conviene ai cittadini, conviene all'ambiente. Bisogna dire che in realtà questo discorso va rivolto più agli adulti che ancora sono distratti, superficiali, inconsapevoli, mentre i bambini sono già pronti a diventare loro veicolo di informazione. Oltre 30.000 visitatori hanno affollato il Coca-Cola Village allestito alla Rotonda Diaz a Napoli per la terza edizione del Coca-Cola Cup Get Active. 12 squadre di calcio a 5 con 120 calciatori, vincitori della fase regionale di Lazio, Campania, Veneto, Sicilia e Lombardia, si sono incontrati ieri mattina nelle semifinali triangolari e nella finale nazionale, che ha decretato la classifica finale delle due categorie maschili e femminili con il successo rispettivamente dell'Istituto Tecnico Luzzatto di Porto Gruaro e del Liceo Tron di Schio. I campioni del torneo avranno l'opportunità di vivere un'altra nuova esperienza partecipando al Coca-Cola Camp, un campus educativo sportivo della durata di 3 giorni che si svolgerà a Roma nel luglio del 2014, dove potranno condividere momenti di gioco con vincitori degli altri paesi europei aderenti al progetto. A premiare i vincitori il comitato organizzatore del Coca-Cola Cup e il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Columbia Barros, la quale ha sottolineato: in tutti gli Stati Uniti ci stiamo impegnando ad avere una forma migliore, e ha ricordato che Michelle Obama sta promuovendo la campagna Let's Move per incoraggiare tutti gli americani, soprattutto i giovani, a seguire uno stile di vita più sano. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha invece sottolineato che questi 2 giorni di sport e divertimento rappresentano quell'idea di sport come momento ludico, ma anche educativo, che questa amministrazione ha sempre sostenuto. Questa è un po' l'idea che ho provato a trasmettere tutto l'anno. Una squadra che sa che cosa deve fare quando è in fase di possesso e quando non ha la palla. Abbiamo visto oggi, soprattutto in fase di possesso, tante cose con giocatori diversi, ha giocato bene. Camilo è un giocatore che ha qualità, oggi sappiamo che a livello fisico ancora le manca,
e per questo giocare alto le aiuta a lui e aiuta alla squadra per avere un po' più di equilibrio, ma lui può giocare, ha giocato al centro alla fine, è sempre un giocatore che con la palla può fare la differenza. Duvan ha avuto il suo spazio in questo fine di campionato, lei ritiene che per caratteristiche proprio atletiche come fisico è un calciatore che debba giocare con continuità, o il fatto di essere stato qui un anno e aver capito un attimino la mentalità dei compagni, anche il modo di giocare, possa essere utile partendo dalla panchina? E le volevo chiedere se poi aveva consigliato al presidente e a Pepe Reina di trovare un accordo per il prossimo anno. Parlando di Duvan, chiaramente tutti i giocatori si giocano più partite, sicuro che andrà meglio per loro, ma anche con questo sono d'accordo che lui adesso che capisce un po' dove è la città, i compagni, l'idea di gioco dell'allenatore, credo che sempre sarà più facile per lui. Il presidente e Pepe parlano, quando parlano, parlano sempre un po' di come va la squadra, tutto a posto, e non parlano di contratto. Beh, da sei anni che sono qui, quindi penso di far parte sì del progetto. Quest'anno abbiamo visto, magari abbiamo avuto qualche difficoltà tutti in fase difensiva, e quindi sicuramente ecco, bisogna magari migliorare su questo punto di vista. Abbiamo visto che soprattutto i campionati si vincono in difesa, non prendendo gol. Davanti siamo fortunatamente siamo a posto, e quindi cercheremo di migliorare la fase difensiva, che è la cosa più importante. Continua la cavalcata del Festival delle Ville Vesuviane, giunto oramai alla 26esima edizione. Ieri sera, nella splendida cornice di Villa Campolieto ad Ercolano, è andato in scena il concerto di Bruno Canino. Nato a Napoli, il pianista ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano, dove ha poi insegnato per 24 anni e per 10 anni ha tenuto il corso di pianoforte e musica da camera al Conservatorio di Berna. Come solista e pianista da camera, ha suonato nelle principali sale del concerto e festival europei in America, Australia, Russia, Giappone e Cina. Ieri sera, all'interno di Villa Campolieto, il pianista si è esibito in una serie di brani, da Maurizio Clementi a Frédéric Chopin, fino a passare alle melodie di George Gershwin. All'interno della villa, ieri sera, si è tenuta anche una visita guidata, 200 persone, le stesse che poi hanno assistito al concerto. Turisti e cittadini napoletani hanno potuto visitare una delle ville più belle del Miglio d'Oro, Villa Campolieto, creata da Luigi Vanvitelli. All'interno della villa hanno potuto visitare i saloni delle feste, ma anche le stanze private e le camere da letto, affrescate con dei dipinti che ancora oggi racchiudono in sé lo sfarzo della villa costruita nel XVII secolo. Il concerto ha permesso poi agli spettatori di calarsi all'interno delle melodie che soltanto Bruno Canino riesce ad esprimere al pianoforte.